Lo Stato è più forte di chi vuole combatterlo, è duro il monito del ministro degli interni Angelino Alfano nel corso della sua visita a Reggio Calabria. L'allarme intimidazioni sale nella nostra regione, ma lo Stato, ha precisato Alfano, ha i numeri e i mezzi per combattere le organizzazioni criminali. Nuova truffa ai danni dell'INPS. La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto l'assunzione fantasma di 84 persone per oltre 7.000 giornate lavorative. Un danno per le casse dello Stato di oltre 500.000 di euro. 1.100.000.000 per l'agricoltura, primo incontro del comitato di sorveglianza del piano di sviluppo rurale. Obiettivo definire i criteri e le priorità. Tra poche settimane i bandi per accedere ai finanziamenti. Turismo in Calabria, numeri in crescita. Alla BIT 2016 di Milano, numeri positivi per la Calabria nel 2015. Cauto ottimismo del presidente Oliverio, al centro delle riflessioni lo storico gap infrastrutturale. Il neo sottosegretario Dorina Bianchi assicura la collaborazione del governo. E benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con Info Studio. Dunque apriamo, come avete visto dai titoli, con la visita del ministro degli interni Angelino Alfano a Reggio Calabria. Lo Stato è più forte di chi vuole combatterlo, il monito che il responsabile del Viminale ha lanciato dopo la conclusione del vertice in prefettura che ha avuto il compito prevalente di analizzare la situazione attuale caratterizzata purtroppo da gravi intimidazioni che si sono verificate sia a Reggio Calabria sia nella provincia, soprattutto nella Locride. Il responsabile del Viminale ha aggiunto che lo Stato ha armi e uomini per combattere l'antistato. Da Reggio Calabria, Michel Dessy. Parte da Reggio Calabria il tour del ministro dell'interno Angelino Alfano, che annuncia di voler fare visita ad ogni provincia della nostra regione. L'obiettivo: rafforzare la presenza dello Stato in una terra martoriata dalle 'ndrine che continuano ad attaccare perché innervosite dalle incessanti operazioni degli uomini dello Stato che stanno smantellando giorno dopo giorno i clan. Farò tappa in tutte le province della Calabria con questo stesso formato, perché lo Stato al massimo livello deve andare in ogni provincia della Calabria a ribadire che noi non abbiamo paura dell''ndrangheta e metteremo in ginocchio l''ndrangheta come abbiamo messo in ginocchio la mafia. Lo Stato c'è, dice il ministro al termine del vertice sulla sicurezza tenutosi in prefettura a Reggio Calabria dopo gli innumerevoli attentati delle ultime settimane, ed è più forte di chi lo vuole combattere. Poi l'appello agli amministratori e alla società civile: abbiamo bisogno della vostra collaborazione per sconfiggere una volta per tutte l''ndrangheta. Abbiamo bisogno, per realizzare tutto questo, però lo dico senza giri di parole, di una collaborazione maggiore sia degli amministratori locali che della cosiddetta società civile. Noi abbiamo bisogno che si parli di più. I numeri ci dicono che qualcosa sta cambiando. Avevamo 3 collaboratori di giustizia e adesso ve ne sono 12 o 13 collaboratori di giustizia. Avevamo una situazione di 41 bis che era molto bassa negli anni passati e che è cresciuta esponenzialmente, e avevamo un dato di riuso dei beni confiscati e sequestrati che sta crescendo ulteriormente. Ci sono una serie di indizi. Se volete la mia sintesi, i risultati sono straordinari dello Stato, la reazione dell''ndrangheta non si è fatta attendere ed è arrivata. Noi valutiamo alcuni gesti come i gesti di reazione dell''ndrangheta che ha capito la pressione dello Stato e reagisce. Alle polemiche dei vari sindacati che denunciano la mancanza di uomini e mezzi per combattere il crimine organizzato, il ministro risponde con i numeri: 162 le unità di rinforzo per le attività investigative, 340 quelle per il controllo del territorio e 333 le unità impiegate per il potenziamento degli organici. Al vertice in prefettura hanno partecipato anche il capo della polizia Alessandro Panza e i comandanti generali dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Il lavoro delle forze dell'ordine è sotto gli occhi di tutti, prova provata la cattura di superlatitanti, i sequestri di droga, la confisca dei beni e le mega operazioni contro le famiglie di 'ndrangheta sempre più deboli. Ma serve di più, serve che gli amministratori locali intimiditi parlino e soprattutto collaborino. Lo Stato non fa nessun passo indietro, ne fa molti in avanti. Continueremo a lavorare
a sostegno anche degli amministratori che sono stati intimiditi, ma chiedendo loro di aiutarci, di parlare, di dirci tutto quello che sanno. E torniamo in studio, ancora cronaca, andiamo a Rossano, dove la Guardia di Finanza della locale compagnia ha denunciato 84 persone al termine di una indagine che è stata coordinata dalla Procura di Castrovillari. L'accusa è reati di truffa ai danni dello Stato e di falso. In buona sostanza, queste 84 persone, con la complicità di un'impresa che ha sede a Rossano, un'impresa agricola, avrebbe praticamente dichiarato complessivamente oltre 7.000 ore di lavoro in realtà mai effettuate. Questo avrebbe naturalmente comportato ingenti guadagni per un ammontare complessivo di 500.000 euro, soprattutto i danni maggiori all'Istituto Nazionale di Previdenza, l'INPS, ed è questa l'ennesima truffa che viene portata contro l'Istituto di Previdenza. In buona sostanza sono state dichiarate numerose giornate lavorative, come detto mai effettuate, le 84 persone quindi come lavoratori sarebbero inesistenti, ma come alcuni colleghi hanno evidenziato erano diventati visibili anche fisicamente al momento dell'erogazione delle spettanze dovute, che poi in realtà si è scoperto non dovevano essere nei loro confronti erogati. Naturalmente l'indagine è chiusa, si aspetta chiaramente lo sviluppo del procedimento con le prime valutazioni del GIP di Castrovillari. Restiamo ancora nel settore cronaca, andiamo a Lamezia Terme, incalzato dalle domande degli investigatori, alla fine si sarebbe deciso a confessare, sarebbe un giovane dunque l'autore delle numerose intimidazioni avvenute nelle settimane scorse a Lamezia Terme. La confessione sarebbe arrivata dopo il provvedimento di fermo al quale il giovane era stato sottoposto nella giornata di mercoledì. L'uomo ha 20 anni ed è incensurato. La notizia, comunque, per quanto le indiscrezioni siano abbastanza corpose, resta naturalmente soggetta al condizionale, in considerazione peraltro del fatto che la Procura di Lamezia, che ha la titolarità dell'inchiesta, ha imposto il massimo riserbo. Il giovane peraltro avrebbe fatto ritrovare la pistola con la quale ha compiuto queste intimidazioni. Su questa notizia il condizionale è ancora più d'obbligo. Si resta intanto in attesa della convalida del fermo da parte del GIP di Lamezia Terme, proprio forse in considerazione di questo particolare che la Procura ha imposto opportunamente del resto il riserbo. Naturalmente se ci saranno ulteriori sviluppi su questa notizia ve li daremo in tempo, chiaramente. E cambiamo argomento. Nuovi fondi per l'agricoltura. Oggi il primo incontro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale. I bandi tra poche settimane disponibili per chi vorrà accedere ai finanziamenti, 1.100.000 euro, quindi una cifra decisamente interessante. Decisamente interessante, possiamo sottolineare, per coloro che vorranno in un prossimo futuro avviare attività nel settore agricolo, agricoltura che resta sempre una risorsa importante. Comunque vediamo il servizio, che è la cosa più utile da fare in questo momento. Vediamo. Quella convocata stamane a Germaneto nella sede della cittadella regionale era una seduta particolarmente attesa. Il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale è infatti l'organismo che permette di passare dalla programmazione generale dei fondi alla definizione concreta di quei criteri che consentiranno tra qualche settimana la pubblicazione dei bandi. Un lavoro complesso, quello giunto sul tavolo della riunione odierna. Comprensibile la soddisfazione di chi, come il Presidente della Giunta regionale Oliverio ed il Consigliere delegato Mauro Dacri, sono partiti da un documento con 508 osservazioni da parte della Commissione e sono giunti ad un programma approvato e condiviso. Sì, oggi col primo comitato di sorveglianza che si fa in Calabria parte ufficialmente il nuovo PSR. Fatemi ringraziare un po' tutte le parti sociali, tutte le organizzazioni professionali che in questo anno abbiamo interloquito con loro per cercare di fare un PSR che si adatta alle esigenze della Calabria.
Positivo il giudizio complessivo espresso dalle organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo, che ora però pongono l'accento sugli ulteriori passi da compiere. La sfida è la qualità della spesa, non solo spendere fino a se stesso, ma fare in modo che i progetti, per esempio della filiera corta, della vendita diretta, della valorizzazione della biodiversità calabrese, del biologico, hanno un'opportunità di poter competere di più e meglio sui mercati e di conseguenza fare in modo che la Calabria cresca nell'occupazione e nel valore aggiunto che è la ricchezza della nostra regione. Velocità nei bandi e soprattutto una chiara scelta in favore dei veri imprenditori agricoli, l'accento posto da Agrinsieme Calabria. Sicuramente sì, è importante anche procedere ora speditamente alla stesura di questi bandi, maggiore convergenza verso i veri attori dell'imprenditoria agricola calabrese, che sono sicuramente tutti coloro i quali svolgono questa attività come attività principale. E c'è una notizia che riguarda il pagamento delle quote acqua da parte dei comuni nei confronti della Regione Calabria. Ebbene, l'ente vanta 323 miliardi da alcuni comuni e sono diversi i comuni, sono diverse le amministrazioni comunali morose nei confronti dell'ente. Una situazione, lo capite bene, di evidente gravità che potrebbe produrre effetti nefasti. Peraltro non si escludono contenziosi e sarebbero già in itinere alcuni ricorsi. Vediamo nel dettaglio la situazione in questo servizio. 323 milioni di euro è questa la mostruosa cifra che indica il credito della Regione nei confronti di 262 comuni calabresi morosi nel periodo compreso tra il 1981 ed il 2004. L'elenco, contenuto in un decreto predisposto dagli uffici regionali e riferito alla fornitura idrica, fa seguito alla lettera di diffida inviata ai debitori nel settembre del 2015, comunicazione nella quale peraltro si apriva la possibilità di una rateizzazione in 10 anni che consentisse alle amministrazioni comunali e senza scossoni di far fronte al debito. Nell'elenco dei morosi in testa c'è la città di Reggio Calabria con 80 milioni di acqua non pagata, poi Catanzaro con 22 milioni, Cosenza con 19, Lamezia Terme con 14 milioni, Gioia Tauro con 11 e Locri con 10 milioni. Naturalmente, come se non bastasse, il debito si riferisce alla Regione, altra partita ed altri debiti sono invece quelli contratti con Sorical, che ha poi gestito il servizio idrico regionale. Come riporta oggi il Quotidiano del Sud, qualcuno dei comuni, come ad esempio Lamezia Terme, ha già presentato ricorso contro il decreto regionale. Ma la domanda è, dal 1981 al 2004, i soldi pagati dai cittadini per la fornitura idrica a cosa sono serviti? Parliamo di altro ora, andiamo a Milano dove ieri, come avete sentito dalle edizioni anche di ieri, si è aperta la Borsa Internazionale del Turismo, edizione 2016. Ebbene, ci sono dati con abbastanza incoraggianti per quanto riguarda la Calabria. Bene, nei primi trimestri del 2015 in Calabria sono stati 1,3 milioni relativi agli arrivi e 7,6 milioni le presenze. Per i dati del quarto trimestre bisognerà aspettare, ma i numeri raccolti danno ragione a chi ha creduto nella Calabria. Questi dati relativi appunto al turismo sono stati presentati ieri alla Borsa Internazionale che si sta svolgendo appunto a Milano. Numeri in crescita, come in crescita sono gli stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra regione e tra poco nel prosieguo del telegiornale vedrete che questa notizia ha una sua conferma autorevole. Intanto il nostro inviato Fabio Benincasa ci racconta come è andato l'andamento, qual è stato l'andamento del turismo nel 2015. Linea dunque alla BIT a Fabio Benincasa. Nei primi tre trimestri del 2015 in Calabria sono stati 1,3 milioni gli arrivi e 7,6 milioni le presenze. Per i dati del quarto trimestre bisognerà aspettare, ma i numeri raccolti sono incoraggianti. Questi i dati del rapporto sul turismo calabrese presentato alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Numeri in crescita, è vero, così come in crescita sono gli stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra regione.
Rispetto allo scorso anno gli arrivi sono aumentati del 6,1% e le presenze del 4,7%. Il maggiore incremento degli arrivi rispetto alle partenze indica una diminuzione però della permanenza media. Analizzando meglio i dati appare evidente il crollo dell'arrivo di turisti russi, meno 69%, e svedesi, meno 30%, mentre aumentano quelli israeliani, più 378%, australiani e inglesi. Percentuali da non sottovalutare, soprattutto se tra le variabili d'analisi inseriamo i trasporti e i collegamenti tra i vari aeroporti, stazioni e punti di maggiore attrazione. Il gap infrastrutturale con le altre regioni è storia vecchia ed è per questo che Oliverio, dopo la conferenza stampa, ha deciso di approfondire l'argomento con John Alborante, manager di Ryanair, che solo qualche giorno fa aveva annunciato lo stop dai voli proprio dall'aeroporto di Crotone. Abbiamo parlato col presidente della situazione. Il presidente è molto preoccupato, giustamente, per quello che sta succedendo e ha dato il suo impegno personale a lavorare con il governo per trovare una soluzione. Noi come Ryanair abbiamo sempre detto, abbiamo fatto una purtroppo scelta non felice, quella di tagliare i voli da Crotone, quella di tagliare e chiudere le basi di Pescara ed Alghero, conseguente a questo aumento che noi reputiamo ingiustificato di una tassa municipale o presunta tale per questo fondo di trasporto aereo. Purtroppo ci sono stati gli aeroporti, tra cui Crotone, che hanno sofferto e soffriranno questa nostra decisione, però come ci siamo detti, nel momento in cui il governo dovesse ritornare sui propri passi, saremmo pronti anche noi a rivedere la nostra posizione. Cauto ottimismo nelle parole di Alborante, con Oliverio consapevole però della necessità di poter e dover fare di più per colmare un gap storico. Questo tempo ci dà la possibilità di intervenire sul governo, io ho già investito il ministro Delrio. Il 24 di questo mese ci sarà un'audizione alla Commissione Trasporti, per cui ho investito anche la delegazione parlamentare calabrese e ho contattato e sto contattando i presidenti delle altre regioni interessate, la Sardegna, le Marche, sentiremo anche il responsabile della Commissione Trasporti, la Conferenza Stato-Regioni, che è il presidente dell'Umbria, perché appunto è assolutamente inaccettabile da parte nostra una decisione di questo tipo, che avrebbe una implicazione grave. Torniamo in studio per ritornare ancora a Milano, dove era presente il neo sottosegretario Dorina Bianchi. Promuovere la vera Calabria è il messaggio che l'esponente politico ha lanciato. Dorina Bianchi si è detta convinta delle grandi potenzialità della regione. Vediamo questo contributo. Vedete questo bellissimo padiglione che ci invidia anche la regione Lombardia. Io sono qua in compagnia dell'assessore alla Lombardia al turismo, che mi ha detto: ti invidio questo padiglione meraviglioso. Credo che sia un bel biglietto da visita. Credo che noi come regione Calabria abbiamo la necessità di valorizzare i posti meravigliosi, sia dal punto di vista naturalistico che storico, e anche dell'enogastronomia, di cui dobbiamo fare fiore all'occhiello della nostra regione. Noi attraverso il turismo abbiamo il mezzo migliore per far conoscere al mondo una Calabria differente da quella che molto spesso poi va è conosciuta dalle cronache dei giornali, e penso che questo sia un nostro punto di forza, quindi il turismo anche come veicolo di conoscenza positiva della nostra regione. E come dicevo prima, le presenze straniere in Calabria sono davvero interessanti e qualificanti, e c'è una testimonial d'eccezione, Justine Matera, nota showgirl nata a New York ma residente a Milano. La Matera, lo ricordiamo, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive. Ebbene, la nota showgirl è veramente innamorata della nostra regione, annualmente trascorre le vacanze estive in ogni angolo della bella Calabria, certamente una testimonial di grande spessore, proprio perché dà, come dire, adeguata promozione alle bellezze di questa regione. Justine Matera è stata intervistata da Fabio Benincasa proprio alla BIT di Milano, dove ha visitato lo stand della Calabria.
La Calabria è terra di paesaggi meravigliosi, le coste limpide, le scogliere, le spiagge, il mare, la montagna, i boschi e le cascate, ma è anche una terra di storie millenarie, leggende, culture ed usi e costumi che si intrecciano tra loro. Un fascino irresistibile che attrae soprattutto i turisti stranieri. C'è chi come Justine Matera, showgirl, attrice e conduttrice statunitense, sceglie la Calabria per trascorrere insieme alla famiglia le vacanze estive. Invece di tornare negli Stati Uniti per l'estate, io scelgo sempre di venire in Calabria perché il mare che avete voi sogniamo negli Stati Uniti. Purtroppo è sempre un po' difficile raggiungere, però come tutte le cose belle è difficile, ma quando arrivi è un paradiso. Ritorniamo in studio, cambiamo argomento dopo questa ampia pagina dedicata alla BIT, parliamo di pallanuoto, quindi sport. 41 anni dopo l'impresa del 1975, la pallanuoto Crotone ci riprova e la conquista della Serie B, l'obiettivo dichiarato durante la presentazione della squadra presso la sede della Lega Navale, con una squadra dall'età media molto giovane e due rinforzi di peso. Francesco Sibilla. Un traguardo ambizioso, un bis storico, un omaggio per i 70 anni dalla fondazione ufficiale della società. La Rarinantes Auditore di Crotone di Pallanuoto è stata presentata alla vigilia del via al campionato di Serie C 2016-2017, ai nastri del quale si presenta col tridimensionale desiderio di puntare alla promozione per ripetere l'impresa del 1975, quando la squadra allenata da Mario Casabona conquistò per la prima volta la Serie B. E per togliere la polvere che offusca il blasone di una società la cui storia è esemplare per valore e passione. 41 anni fa, al fianco della Rarinantes, c'era una città intera e la piscina di via Cristoforo Colombo era affollata fino all'inverosimile con centinaia di persone che rimanevano fuori senza biglietto. In vasca c'era l'attuale presidente, Emilio Ape, e il capitano e capocannoniere era Daniele Paonessa, ora delegato provinciale del CONI, il cui sguardo benedicente accompagna la consegna delle calottine ai componenti di una squadra dall'età media giovanissima, puntellata con gli arrivi di Riccardo Spadafora, che con la Tubi Sider Cosenza ha già giocato in A1 e in A2, e di Carlo Bellone, anche lui in passato in A2 con Salerno e Volturno, e col rientro di Francesco Graziano dopo anni tormentati a causa degli infortuni. Il resto è sanissima e robusta gioventù crotonese. Sono loro che hanno l'incarico di emulare le gesta di Alfonso e Corradino Amatruda, Elio Corigliano, Nicola Morace, Francesco Giuda, Paolo Primerano, riportando la pallanuoto crotonese ai suoi livelli migliori. E finalmente abbiamo un impianto che abbiamo sognato per 30 anni e che finalmente ci dà la possibilità di programmare però per un futuro e per qualcosa di più. E questa volta diciamo che cominciamo a provarci con più convinzione. Abbiamo un impianto che era stato sognato dagli anni 70 e finalmente possiamo programmare seriamente. Oggi andiamo a presentare una squadra che andrà ad affrontare un campionato di Serie C e abbiamo delle sorprese e speriamo insomma che la squadra della nostra città quest'anno possa raggiungere l'obiettivo della Serie B. I presupposti ci sono tutti, oggi facciamo quella grande presentazione che merita non solo questa squadra ma la storia della pallanuoto a Crotone. La maggior parte della squadra è composta da prodotti fatti in casa che anno dopo anno stanno migliorando sempre di più e anche a livello giovanile negli anni scorsi hanno dato degli ottimi risultati. In più abbiamo la possibilità quest'anno di usufruire delle gesta di due atleti che hanno militato negli anni scorsi in A1, come diceva lei, A2 e anche tanti anni anche di Serie B, che quindi possono darci quel qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza. Avendo appunto una squadra prevalentemente composta da giovani. Torniamo in studio praticamente per i saluti, ma prima di congedarci vi ricordiamo che potete restare in contatto con Infostudio e con Video Calabria. Il sito www.videocalabria.tv, la pagina Facebook Video Calabria Fan Club e poi per restare in contatto con la redazione, redazione@videocalabria.tv. Ed eccoci, siamo davvero alla fine di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver seguito il nostro lavoro, naturalmente l'appuntamento e per le prossime edizioni. Dalla redazione, da tutti noi, un grazie e un arrivederci. Vi ripeto, appuntamento alle prossime edizioni con Infostudio.